Decisiva per la promozione con la seconda in classifica uboldese. Siamo con l'allenatore appunto della Vergiatese. Cosa ne hai pensato della partita e come hai letto la gara? Anche perché nel primo tempo ho visto contropiedi della Vergiatese e poi nel secondo tempo una partita più equilibrata e tutte e due che se la giocavano. Una sua opinione in merito alla partita? Ma innanzitutto vorrei fare i complimenti sia ai miei ragazzi che soprattutto agli avversari, che hanno fatto una prestazione direi sopra le righe, ma questo io lo sapevo perché hanno un allenatore molto preparato, bravo, e la squadra gioca un buon calcio ed c'ha anche molta qualità, e quindi per noi questa era una partita decisiva, sia chiaramente se portavamo via la vittoria diciamo che era chiuso il discorso, però sapevamo di avere due risultati a favore, tenendo conto che all'andata
avevamo vinto, quindi avevamo anche lo sconto diretto a favore. Noi l'importante oggi l'avevamo preparata per non perderla e di giocare in rimessa. Così è stata, abbiamo giocato di rimessa, il primo tempo ha pagato perché quei tre attaccanti che abbiamo noi importanti, validi di questa categoria, abbiamo fatto gol e siamo andati sull'1-0. Poi sapevamo che nel secondo tempo loro avrebbero rischiato un po' tutto per tutto, così è stato e ci hanno messo in crisi, in difficoltà, ma questo era normale. Hanno trovato il pareggio su una leggerezza nostra difensiva e vabbè, e poi alla fine loro hanno rischiato tutto per tutto. Noi giocavamo di rimessa come dall'inizio, abbiamo avuto due palle gol da tutto per tutto col portiere sbagliate, due o tre occasioni loro sotto porta andate male, quindi direi che tutto sommato alla fine il pareggio è un risultato che rispecchia l'andamento della partita e quindi devo fare i complimenti, ripeto, a entrambe le squadre che penso siano le migliori di questo bellissimo campionato. Allora, 6 punti sulla seconda, soprattutto una prossima partita contro la Belfortese da sfruttare per aumentare magari il distacco dalla seconda e mettere sotto chiave la promozione. Diciamo che adesso dipende solo da noi, sappiamo che abbiamo 4 partite e ci bastano 2 vittorie, dobbiamo fare 6 punti e loro dietro dobbiamo fare 4 vittorie. Diciamo che adesso lo dobbiamo e lo possiamo perdere solo noi, lo dobbiamo vincere, perché l'anno scorso ci è andata male, ma quest'anno siamo determinati e vogliamo a tutti i costi portare questa squadra nei regionali A, perché questa società non c'è mai stata con questa categoria e sarebbe una bella soddisfazione sia per me che per i ragazzi. Perché andiamo a fare un campionato importante. Certo, la Belfortese è sulla carta una squadra che si può battere, ma non ne sarei troppo convinto e devo convincere i ragazzi soprattutto di non prenderla sotto gamba, perché ricordo che con il Gavirate settimana scorsa hanno pareggiato, quindi è una squadra che se la affronti nella maniera sbagliata puoi lasciare punti. E quindi noi la vogliamo a tutti i costi questa vittoria, perché dopo abbiamo una trasferta secondo me importante a Bregnano dove non sarà facile, e poi 2 partite in finali che contro le squadre che non hanno niente da dire, ma ripeto, io non credo più a queste cose, devo fare 6 punti e non guardo né il calendario né il risultato né quello che fa lo Boldese che avvierà le prossime, devo fare 2 vittorie in 4 partite e farò in modo di riuscire a farle, perché sono convinto che quest'anno ce la dobbiamo fare, ce la facciamo. Ecco, allora in bocca al lupo per il proseguire il campionato, 4 giornate. Okay, grazie a voi. In bocca al lupo allora. Grazie. Uno scontro promozione che è finito 1-1, si è mantenuto il distacco tra Boldese e Vergiatese di 6 punti, ancora 4 gare, la prossima c'è il Gorla. Quali sono le aspettative e soprattutto questi 6 punti sono ancora recuperabili? Ma secondo me, allora, innanzitutto noi ci crediamo, perché questo campionato qua, a 4 giornate dalla fine, con 6 punti da recuperare, tutto può succedere. Sicuramente ci giochiamo partita per partita, ma noi vogliamo andare a Gorla sicuramente per tenere questa classifica che abbiamo. Poi sperare, e una volta aver fatto bene noi, sperare in un passo passo della Vergiatese. Sicuramente sono 2 squadre che meritano la classifica che hanno. La grossa delusione forse è stata quella non di non vincere oggi, ma di non essere partiti attrezzati per vincere questo campionato, cosa che invece avevano un Cassano, un Legnano, una Vergiatese, ma bensì aver trovato un gruppo di ragazzi nel mese di luglio tecnicamente bravi, con tanto impegno e con tanta volontà di far bene. Però non eravamo attrezzati per vincere, sicuramente il merito di questo lavoro fatto in tutto l'anno, la classifica ok, è merito di questi ragazzi che ci hanno creduto fin dal primo giorno. La delusione più grossa è quella di dire cavolo, fra quante volte ricapita di trovarsi qua? E perché non essere attrezzati? E perché non programmiamo? Perché? Oggi siamo qua a dire siete stati bravi? Sì, noi siamo stati bravi, chi ci ha portati qua sono stati bravi? Io credo che l'Uboldese deve essere fiera di questi ragazzi, ma questi ragazzi devono insegnare una cosa, che se si vuole tenere degli obiettivi importanti bisogna attrezzarsi. Purtroppo quest'anno questo non è potuto avvenire, purtroppo noi abbiamo una promozione che fino ad oggi gioca per salvarsi. E nel nostro piccolo abbiamo fatto di tutto per mantenere questa categoria e questa classifica. Ecco, diciamo anche 2 parole sulla partita di oggi, perché
ho visto un grande possesso palla nel primo tempo, certo, probabilmente è mancato del cinismo, cosa che la Vergiatese invece ha avuto di più, e secondo tempo già c'è stata una spinta maggiore. Sì, sicuramente, ripeto che allora, la partita ce la siamo giocata, sicuramente siamo in campo con un'idea, quella di vincere, perché a 6 punti dalla prima in classifica non potevamo permetterci altro che vincere. La delusione è che loro sono venuti qua per non perdere, e credo che a questi livelli qua, a queste categorie qua, dovremmo giocarci tutti allo stesso modo. I ragazzi hanno interpretato bene la gara, perché l'avevamo preparata benissimo, andando sotto di un gol su diversi errori sulla stessa azione da parte nostra, abbiamo cercato di recuperarla. I ragazzi nello spogliatoio ci siamo guardati in faccia, ci siamo parlati tra di noi, ci siamo inventati un 4-2-4 e ci abbiamo provato, abbiamo pareggiato questa gara. Purtroppo la fortuna nell'ultimo mese e mezzo ci ha un po' abbandonato, ma credo che oggi merito a questi ragazzi che se la sono giocata. Credo che non voglio essere permaloso, non voglio essere una persona arrogante, ma credo che se oggi l'Uboldese avesse solo vinto, nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Allora in bocca al lupo per le prossime quattro gare che sono decisive. Crepi il lupo, grazie mille. Grazie. Una partita per la testa della classifica, un pareggio che apparentemente non smuove le cose. Ci sono quante partite? 4 partite alla fine. Quali sono le aspettative per accedere a questa insperata promozione diretta? Io inizierei con un peccato perché alla fine non siamo partiti di certo per vincere il campionato, però strada facendo ci è venuta fame. E a un certo punto della stagione ci credevamo davvero. Qualcosa è cambiato, ormai è difficile, 6 punti da recuperare sono tanti, in virtù anche 7, perché con la differenza reti ormai favorevole alla Vergiatese. Giochiamoci questo secondo posto e vediamo al playoff come va a finire. Mentre la partita di oggi, grande possesso palla nel primo tempo, forse meno cinismo da parte vostra piuttosto che la Vergiatese, che ha sfruttato al 100% le occasioni che ha avuto, un secondo tempo più combattivo e soprattutto col pareggio arrivato su una indecisione difensiva della Vergiatese. Sì, partita combattuta, forse nel secondo tempo sicuramente noi meglio, meritavamo forse anche la vittoria, però il calcio fatto di episodi e niente, peccato anche il palo finale, però va così, purtroppo non può andare sempre bene. Allora in bocca al lupo per le prossime 4 partite che saranno decisive. Grazie. Una partita che decideva in qualche modo le sorti di questo campionato, avete mantenuto i 6 punti di vantaggio sulla seconda, un piccolo passo con un piede nella promozione diretta? Sì, si può dire sì, perché il mister ha detto che avevamo 2 risultati favorevoli, il pareggio e la vittoria, e ci ha detto di giocare ordinati, senza pressioni, e noi abbiamo fatto quello che lui ha chiesto, partita di grande sacrificio, una squadra, anche se non abbiamo giocato molto bene a livello tecnico, però una squadra molto unita, molto corta, e dobbiamo rendere onore allo Boldo che ha reso questo campionato ancora aperto, e noi ce la giocheremo fino all'ultima partita per cercare di portare a casa questo titolo che è 2 anni che inseguiamo. Insomma, una gara della Vergiatese con contropiedi efficacissimi nel primo tempo, siete andati in vantaggio, poi nel secondo tempo cosa è successo che siete un po' arretrati forse a livello di baricentro? Sì, forse abbiamo giocato un po' troppo bassi con i 2 mediani, abbiamo sofferto un po' loro erano molto fisici e siamo calati forse anche a livello un po' fisico, però a noi andava bene anche il pareggio e quindi alla fine è andato tutto bene. Ora testa la Belfortese e proviamo a fare i 6 punti che ci mancano per vincere il campionato. Grazie. Se volete rimanere aggiornati sul calcio dilettantistico e vedere gli highlights delle partite di prima categoria, juniores e tante altre serie, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube Bepi Sport oppure andate sul sito www.bepisport.it. Mi raccomando, restate connessi con noi.